L'attesa era lunga, 32 anni per il ritorno in Serie C. Il Campobasso spreca il suo primo match point, non va oltre l'1-1 in casa contro l'ultimo della classe Porto Sant'Elpidio. Ma anche in caso di vittoria non ci sarebbe stata festa quest'oggi, perché il risultato che è arrivato dal campo di Notaresco ha visto soccombere il Vasto Gilarda addirittura per 3-0. Un rinvio alla festa, sicuramente non è stato oggi un buon Campobasso, sarà stata troppa la tensione anche di voler conquistare a tutti i costi la vittoria. Si tornava davanti a un pubblico sicuramente poco numeroso, soltanto 1000 le possibilità che sono state date alla società per far tornare la gente allo stadio. Un Campobasso che ha giocato bene soltanto i primi 15 minuti del primo tempo e i primi 15 del secondo, dove ha trovato anche il gol. Meriti anche al Porto Sant'Elpidio, che con tanti giovani già retrocesso non voleva fare bella figura davanti al suo allenatore, concittadino proprio di Porto Sant'Elpidio. C'erano gli squalificati anche del Campobasso, soprattutto Capitan Bontà, si sono rivisti dal primo minuto di gioco Rossetti e Cogliati in attacco, mentre a centrocampo c'è stato il ritorno di Brenci. Andiamo subito alla cronaca del match. Al quinto minuto Van Zan si invola, vede Brenci, ma il suo tocco è troppo morbido per mettere in difficoltà Cavalieri. Al settimo, ottimo spunto del Lupo, il pallone capita sempre sui piedi di Brenci, ma il tiro cross si alza di un paio di metri sopra la traversa. Continua a attaccare il Campobasso al nono angolo di Lautaro, svetta, sbardella e Cavalieri ci mette la mano per evitare il gol. All'undicesimo Rossetti si libera al limite dell'area, ma smorza troppo la conclusione che termina abbondantemente al lato. Al ventiduesimo l'azione parte sempre da sinistra con il solito Van Zan, che dribbla due avversari e mette il pallone per Cogliati, ma Cavalieri respinge con i piedi. Al venticinquesimo errore difensivo di Van Zan in copertura, interviene Alessio Palladini, respinge Raccichini e sulla ribattuta l'altro Palladini, cioè Mattia, mette in rete, ma si alza la bandierina per fuori gioco. Spavento rosso-blu sull'unica azione marchigiana della prima frazione di gioco. Allo scadere ci prova Candelori su assist di Cogliati, ma non si riesce a sbloccare il risultato, si va al riposo sul nulla di fatto. Nella ripresa continua e parte subito a spingere il Campobasso. Al terzo lato vede tutto solo Rossetti, che si fa respingere la palla da pochi passi, la sfera torna in campo ma non succede più nulla. All'ottavo si sblocca finalmente il risultato, discesa sulla sinistra e di Van Zan, cross in mezzo e perfetto stacco di testa di Rossetti sotto al set. Sempre lui Rossetti è chiamato in causa per risolvere e sbloccare il match nei momenti difficili, e nemmeno a dirlo è sempre pronto. Al 66esimo il Porto Sant'Elpidio inaspettatamente pareggia, corner di Gelsi, dormita generale della difesa rossoblu, e Palladini mette dentro. Inspiegabile la posizione di tutta la retroguardia rossoblu, che resta davvero immobile nella circostanza. Cudini così mette in campo anche Esposito nel finale di domenica Antonio per un pressing asfissiante in area marchigiana. Al 79esimo è proprio Esposito che semina il panico, calcia a botta sicura, ma la difesa ospite respinge e si salva. All'87esimo cross di Esposito e volley di testa di Rossetti, palla fuori. Al 95esimo, con 6 minuti di recupero decretati dall'arbitro, Rossetti davanti a un metro dalla porta si fa respingere il pallone. Campobasso tanto cuore, ma non è riuscito oggi nei festeggiamenti. Festa rinviata, probabilmente domenica prossima a Rieti basterà vincere al Campobasso al di là del risultato del Notaresco.